Il pubblico stesso, il pubblico, cioè tutti noi in realtà, hanno reagito a tutti questi, a questi sommovimenti, a questi enormi sommovimenti in maniere ovvie, e cioè come sempre reagisce il pubblico, come il pubblico sostanzialmente subisce le, quelli che sono le nuove proposte tecnologiche, culturali, eccetera. Con l'MP3 negli anni zero soprattutto, il pubblico ha, con internet, con la possibilità enorme che ognuno di noi ha di andare a sentire oggi in streaming, o scaricare musica, insomma sappiamo benissimo che la musica ormai è diventata un oggetto di consumo che ha perso la gran parte delle caratteristiche economiche e ovviamente di conseguenza anche culturali che ha sempre avuto. Gli effetti di quello che dicevo negli anni zero nel pubblico e nella comunicazione sono diventati una frammentazione sempre più forte del pubblico, delle scene di riferimento e un effetto centrifugo del pubblico. Cioè, fino a che il mondo era un altro mondo, se oggi fosse il 1984, ok? O ancora prima fosse il 1974, io fossi qua e fossi un direttore di una rivista di musica. Con ogni probabilità, se noi facessimo un questionario, se io dessi un questionario sempre fino all'84, poniamo, avessi dato un questionario a tutti voi chiedendovi quali sono i vostri, diciamo, gruppi di riferimento, tre nomi, e giornali di riferimento o, diciamo, linee culturali di riferimento, fino all'84, con ogni probabilità, sarebbero stati pochi i nomi complessivamente citati. Cioè, è ovvio, era un mondo, diciamo, più piccolo, l'imbuto della comunicazione dalla produzione al consumo, la mediazione critica era molto più limitata, per cui, diciamo, in parole molto povere per capirci, più o meno tutti ascoltavamo più o meno le stesse cose. Ora, questo non è un male necessariamente, perché poi la Vulgata che dice abbiamo la grande libertà di ascoltare tutto quello che vogliamo non è necessariamente un bene, al contrario. Questo che significa? Insomma, fino a un certo punto, laddove la critica sostanzialmente ti indirizzava nel bene e nel male all'ascolto di una determinata fascia di dischi, eri riconoscibile. Cioè, io incontravo un amico, che magari non avevo mai visto, qualcuno di voi, e sicuramente potevamo parlare, in buona sostanza, io, anche se non avevo gli stessi gusti tuoi, sapevamo tutte e due di che cosa parlavamo. Tu conoscevi i miei gusti, io conoscevo i tuoi. Cioè, era un mondo in cui tutti conoscevano tutto. Questo è, il discorso è largamente ampliabile a ogni altro contesto, ovvio. La frammentazione causata da internet non è una frammentazione, una divisione, una separazione che interessa solamente la musica, perché se lo stesso questionario che dicevo prima lo facessimo oggi, con ogni probabilità noi scopriremmo alla fine, sarebbe veramente molto interessante, scopriremmo alla fine che i gruppi più amati, i gruppi musicali, i musicisti più amati da tutti noi, molto probabilmente in comune non sarebbero molti. Verrebbe fuori una lista molto lunga, all'interno della quale pochi di noi conoscerebbero altro che i propri, qualcosa d'altro oltre i propri. Lo stesso dicasi come, diciamo, linea intellettuale, culturale di riferimento che fa capo, poniamo, a una rivista di musica. Ognuno di voi avrebbe i siti internet, pochi avrebbero riviste di riferimento, e ognuno di voi, eccetto i piccoli gruppetti di amici, perché è questo quello che si verifica, sono convinti, ognuno di noi è convinto, che il proprio sito di riferimento, la propria webzine di riferimento, il proprio blog di riferimento sia il centro del mondo.
o quantomeno del suo mondo, e essendo il suo mondo, è il centro del mondo per definizione. Allora, tutto questo semplicemente per dire che la frammentazione inverosimile del mercato musicale, non solo delle vendite di dischi, letteralmente una diaspora delle scene musicali che non esistono più, perché oggi è difficilissimo pensare a scene musicali, è stata una delle grosse conseguenze dell'avvento di Internet, ed è una dei motivi più importanti anche della crisi del giornalismo, non solo musicale, ma della crisi del giornalismo in generale. Poi, un'altra delle conseguenze che ha avuto tutto questo che è accaduto alla musica è stata quella che in tanti vivono come una deriva, diciamo, passatista, e cioè il passato che torna ciclicamente. C'è gente come Simon Reynolds che ci ha scritto proprio un libro intero, il passato che torna e si ricicla continuamente in maniera vorticosa, spesso casuale, senza capo né coda. Perché? Anche questo è dovuto ovviamente all'avvento di Internet, perché un ragazzo che ha 15-16 anni e si comincia a interessarsi alla musica oggi va in Internet in maniera veramente molto casuale, impara prima ad ascoltare i Velvet Underground, poi subito dopo Elvis Presley, poi passa a un gruppo di oggi. Questo girare vorticosamente attorno all'universo della musica, con sempre maggior difficoltà a collocare storicamente, ha lo stesso identico effetto che potrebbe avere, per fare un esempio, alle scuole medie o alle scuole superiori, insegnare senza soluzione di continuità. Oggi facciamo Napoleone, rivoluzione francese e Napoleone, questa è la nostra lezione. Domani mattina facciamo la riforma protestante di Martin Lutero, domani l'altro facciamo la seconda guerra mondiale, dopodiché passiamo all'impero romano, senza alcuna logicità di svolgimento. Tutto questo ha delle conseguenze enormi, enormi, che sono ben difficilmente, così noi lo diciamo, ah sì, accade questo. No, in realtà accade questo e ha delle conseguenze enormi dal punto di vista culturale, perché io che mi sono formato, come alcuni di voi, molti di voi, che ci siamo formati in un'epoca in cui c'era un senso, ok? Per cui io ho studiato prima gli antichi egizi, poi l'impero romano, quello che studiamo a scuola ovviamente. A scuola non so quello che accada oggi, suppongo, presumo e spero che accada sempre la stessa cosa. In musica era lo stesso. Io quando ho iniziato a comprare riviste di musica verso la metà degli anni 70, quando avevo 15-16 anni, quello che imparavo, e qui arriviamo tra l'altro anche al vostro lavoro, di alcuni di voi, possibile lavoro di giornalista, io imparavo come una spugna. Io ero una tabula rasa, compravo riviste, perché era l'unico mezzo di comunicazione intertribale, compravo riviste e imparavo che c'era un tipo che si chiamava Lou Reed. Il numero seguente mi recitavano Lou Reed e mi dicevano i Velvet Underground, era stato il cantante e chitarrista dei Velvet Underground, e io cominciavo a fare i miei collegamenti. Poi scoprivo che i Velvet Underground erano un gruppo di New York, che cantavano certe cose, cioè come a scuola era un progresso continuato che nel mio cervello, come in quello di tutti quanti, diventava una costruzione logica, cioè io collocavo temporalmente quello che assorbivo, lo capivo e lo mettevo, perché c'era una guida che era quella della critica, nel bene e nel male. La critica musicale aveva questa funzione, è esattamente la funzione dell'insegnante. L'insegnante a scuola, se non ci fosse, voi lasciaste i libri a disposizione dei ragazzi che se li leggono come preferiscono, non so quello che può accadere, ed è quello che accade oggi in rete, è esattamente quello che accade in rete, perché anche laddove
Ci sono gli insegnanti che potremmo riconoscere in webzine, blog o quello che vogliamo, non si tratta di insegnanti. In alcuni casi sono degli ottimi insegnanti, in altri casi sono dei pessimi insegnanti. Nella gran parte dei casi, so di non farmi molti amici, credo che siano dei pessimi insegnanti, ma soprattutto sono gli insegnanti del tutto casuali. Cioè, se non hai una guida che ti porti, e vi dico, io ne ho la prova quotidianamente, perché a me quotidianamente scrivono, vi assicuro, non meno di 6-7 persone al giorno, per offrendosi di collaborare. E sono ragazzi giovani, io ho sempre amato molto inserire nel mio giornale voci nuove, voci che non avevano mai scritto, non mi sono mai preoccupato minimamente di far scrivere persone che avessero il pedigree o il curriculum particolarmente, anzi, da buon fanzinaro forse guardavo con sospetto, una forma di sospetto quelli che scrivevano. E oggi è terribile la situazione, io vi assicuro che è una situazione insostenibile. Cioè, i ragazzi che si propongono per scrivere, si va letteralmente dal ventenne che mi propone di scrivere, mi propone veramente, non sto scherzando, e poi me lo manda anche, la storia di Miles Davis, a 20 anni. Cioè, come fai a 20 anni? Io, quando avevo 20 anni, volevo scrivere anch'io, ma non avrei mai pensato di fare una cosa simile, perché non ne sapevo nulla. Oggi invece il ragazzo che ha 20 anni, cosa è che fa? Va sul SIC, non so quello che usa, si scarica tutto quanto, se lo brucia, digerisce nel giro di un paio di giorni, facendo altro che quello, dopodiché ha assorbito alcune cose, questo è inevitabile perché per fortuna siamo persone, esseri umani senzienti, no? Dopodiché pensa di poter scrivere di qualunque cosa. Questo crea un problema enorme a noi, ne volevo parlare più avanti, ma temo che io, ad essere molto più logorroico di quello che in realtà pensavo, questo crea dei problemi enormi di ricambio generazionale, ma enormi, veramente enormi. Io non ho più, fino a qualche anno fa, riuscivo a inserire nomi nuovi nel mio giornale che scrivessero, e oggi è sempre più difficile, perché il ragazzo che ha 20-25 anni, anche meno ovviamente, non fa le sue cose, no? No, fa le cose di uno che, voglio dire, potrebbe riuscire a farle a 50. E questo ovviamente crea problemi oggettivi, perché? Perché laddove nella rete questo stesso ragazzo che si è scaricato ore e ore, quintali di musica, e se li è digeriti nel giro di una settimana tutti quanti, convincendosi di essere diventato un grosso esperto semplicemente perché l'ha sentita, in rete lo può anche fare. Apre un blog e scrive tutto quello che gli balena per la testa. Tra l'altro, viralmente, influenzando il ragazzo che ha 15 anni che va in rete, legge la fila di spesso idiozie che riempiono i blog o le webzine, anche le riviste ovviamente, sia ben chiaro, non sto a fare una questione, solo che la rivista, se non me la compri, io chiudo, ok? Chi capisce che ho scritto una stupidaggine non mi compra più il giornale e io chiudo, per cui lì c'è una forma di salutare gerarchizzazione delle cose, cioè chi scrive delle stupidaggini chiude. In rete invece tu sei padrone di scrivere la marea sproporzionata di stupidaggini e nessuno ti fa chiudere, ovviamente. Fai meno click, pace. Solo il problema, ripeto, che viralmente chi ti legge non ha idea che tu hai scritto una fila di idiozie e ripeterà a sua volta le idiozie. Io mi sto facendo un elenco notevole di idiozie, ma ripeto, il problema non è la scrittura dell'idiozia, il problema è che l'idiozia è virale, ed è incredibilmente virale, perché tu mi scrivi che qualunque stupidaggine ti possa venire in mente, poi, ripeto, qualcuno te la legge
e la ripete a sua volta nel suo blog, poi qualcun altro leggerà lui che avrà un anno in meno, poi la stupidaggine resta se tu non sai che ha scritto una stupidaggine resta. Per cui il panorama è tutt'altro che, come dire, entusiasmante, non saprei, non so che altro termine usare. Però io non so a che punto siamo arrivati con l'ora, perché io sto parlando di cose da dire, ce ne sarebbero molte, la sto facendo molto lunga perché credo che se non capiamo molto bene quello che è accaduto, è difficile capire quello che accade oggi e quello che accadrà domani. Ok. Le conseguenze per il mondo della musica di quello che abbiamo, che vi ho detto finora, sono state negli anni zero, sono state abbastanza rilevanti, come abbiamo visto, perché non si è trattato semplicemente, cioè l'arrivo dell'MP3 e del download, io continuo a ritenerlo illegale, perché se il legittimo proprietario di un diritto intellettuale, e cioè quello che ha creato la musica, non vuole che tu ponga in condivisione la sua musica, io ritengo che chi lede questo diritto, appunto, leda un diritto. Per cui l'arrivo del download illegale ha creato una serie di enormi rientri economici, cioè intanto culturali. Intanto col download molte etichette storiche, etichette, io faccio riferimento soprattutto alle etichette underground, perché è quello il mondo in cui soprattutto mi sono mosso e continuo a muovermi, le etichette indipendenti, hanno chiuso i battenti. Letteralmente, no? Perché la crisi delle vendite, non dovremmo mai dimenticare che se Vasco Rossi, dico un nome a caso, ieri vendeva 1 milione di dischi e oggi ne vende 500.000, Vasco Rossi guadagna sempre un sacco di soldi. Questi incassi, questi minori incassi si risolvono molto semplicemente nel mandare a casa, ristrutturare, mandi a casa una serie di persone che curavano la tua immagine, il tuo sito e tutto, per il resto tutto è la stessa cosa. L'etichetta indipendente, la Touch and Go, che ha chiuso appunto i battenti, che vendeva mediamente 10.000 copie di un disco, con il download, con l'avvento del download, ne vende 3.000, 4.000, 5.000 e chiude. Questo è ovvio, questo è proprio un discorso squisitamente economico, per cui sono stupidaggini, grosse stupidaggini, drammatiche stupidaggini, perché poi chiudere significa non avere più un lavoro, no? Per cui non è ha chiuso. No, ha chiuso e non c'ha più un lavoro. È un lavoro, anche fare musica, scriverla è un lavoro. Il gruppo musicale che underground soprattutto, voi pensate a un gruppo italiano, quello che è, i gruppi dell'underground vivevano molto di vendite musicali. Sembra strano perché vendevano poco, però vendevano in tutto il mondo e questo era fondamentale, cioè le 10.000 copie che vendeva un qualunque gruppo, ora ho detto Touch and Go, posso continuare a citare la Touch and Go, che vendeva la Touch and Go, con quelle 10.000 copie, quel gruppo che non aveva esigenze da rockstar, non aveva esigenze, era una persona normalissima come immagino tutti quanti noi, no? Vendi le tue 10.000 copie in tutto il mondo, le vendi dal Giappone a tutto il resto del mondo e bene o male ti fai il tuo micro business che ti permette di registrare il prossimo disco, se ne vendi 20.000 ti permette anche di pensare di vivere con la musica. Se tu a questa persona gli tagli i viveri, questa deve cercare un nuovo lavoro, ok? Questo è fondamentale. E è ipocrita, profondamente falso dire, beh, adesso il disco io me lo scarico, quello in cui tu hai speso un sacco di tempo, sangue, sudore e lacrime per registrarlo, e soldi ovviamente, per registrarlo,
io me lo scarico, se mi piace lo compro, o altrimenti tu vai in giro e suoni e io vengo a vederti. Questa è una stupidaggine, perché il musicista che sta a St. Louis non è che tutti i minuti può venire in Italia a prendere da te, che una volta gli compravi i dischi, i soldi che dovrebbe avere perché tu gli hai scaricato il disco. Non so se è chiaro il discorso. E infatti moltissime delle intelligenze che si muovevano nell'underground, e non solo nell'underground musicale, negli anni zero si sono dedicate ad altro. Molti hanno smesso di suonare, altri si sono dedicati alla scrittura, creazione e registrazione di colonne sonore per film, perché quello rende, no? Jingle pubblicitari, è quello che rende. E questo è accaduto non solo nel mondo della musica, è accaduto nel mondo, per l'ennesima volta, dell'arte astratta. Perché l'arte astratta, internet la sta massacrando, la sta uccidendo letteralmente. La stiamo noi uccidendo, ovviamente, mi ci metto io per primo, probabilmente senza rendercene conto. Questo è accaduto, cioè con la mancanza di soldi, perché tutta la fine si risolve nella economia e nel mercato, con la mancanza di soldi negli anni zero molta della musica che conoscevamo ha cambiato volto, profondamente cambiato volto. Non ha smesso di incidere, ovviamente, perché nuovi gruppi che incideranno qualcosa ci saranno sempre, questo in eterno, anche se la musica non sarà più minimamente un mercato, nessuno venderà neanche mezzo disco, ci sarà sempre qualcuno che si metterà davanti a GarageBand e farà musica, anch'io, no? Perché no? Voglio dire, sto là, mi studio una sequenza di batteria e me la piazzo, mi studio un giro di basso, tun 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 tun, a posto, l'ho fatto, lo piazzo lì e mi faccio il mio disco, perché no? Lo carico in rete, per cui chi crea musica a tutti i livelli ci sarà sempre. Il fatto è che se la musica non crea mercato, come ha sempre creato sia a livello mainstream che a livello underground, era un mercato ovviamente anche quello, se non crea un mercato muore. Per cui la fine delle etichette discografiche, la fine delle scene di riferimento, quelle che dicevo prima. Io sono cresciuto in un mondo, e come me tanti altri, in un mondo in cui le scene, gli hype, i trend si susseguivano uno dietro l'altro ed erano salutari, erano il sale della nostra musica. Se io non fossi cresciuto in un'epoca in cui da un giorno per l'altro, nel 77-78, io avevo 16-17 anni, da un giorno per l'altro chiesi a mia madre di restringere immediatamente i miei pantaloni a campana, perché era arrivato questa roba che non sapevo che cosa fosse, che era il punk. E il punk, avevo visto le immagini, il punk bisognava avere i jeans attillatissimi, stretti. Ora, queste sono delle stupidaggini, delle cose da ragazzi, però si portano dietro, hanno un portato culturale straordinario, perché il rock, la musica che gli inglesi chiamano popular, con un termine che è difficilmente traducibile in italiano come popolare, perché non ha corrispondenza, cioè la musica quella che ascoltano le persone del popolo, tutta quanta, ok? È sempre stata una cartina al tornasole dei bisogni, delle necessità, delle esigenze, delle pulsioni, delle disperazioni dei giovani e dei meno giovani. La nostra musica, la musica diciamo pure underground, è sempre stata qualcosa che ha avuto a che fare con il nostro sangue, con i nostri nervi, con i nostri muscoli, con la nostra vita, col nostro testosterone, con i nostri sentimenti. Questo, l'avvento di internet, per tutti i motivi che dicevo prima, lo sta distruggendo letteralmente, perché non c'è sangue, non c'è testosterone in un povero bischero che sta in casa a suonare da solo con GarageBand. E quello lo vediamo anche nella musica, perché è una musica fredda, tu lo senti, è una musica molto spesso, una musica fredda, una musica che non nasce dall'attenzione tra il chitarrista e il cantante, che non si possono vedere, come sappiamo, come è sempre, come è bello che sia, perché la vita è veramente la vita. Non nascono da quello, perché il cantante e il chitarrista, anzi il cantante spesso non neanche c'è, è la stessa persona. Ora, questo insieme di risultati, potrei andare avanti moltissimo, ecco, un altro risultato dei
dell'avvento di Internet è stato il paradossale ritorno fortissimo delle scene locali. Io vi assicuro, l'ho vissuta con la mia piccola rivista e poi con la piccola fanzine e poi con la rivista, non c'è mai stato tanto interesse, paradossale, molto paradossale, no? Perché tutti voi usate Internet, andate in rete e avete un mondo davanti, ok? Vi trovate, mi sto scaricando il gruppo Vai a capire delle isole Samoa, chissà come suonano, senti i suoni più strani del mondo, le cose più impossibili, vai a riascoltare un gruppo oscuro, iperoscuro del 1966, pensando poi che abbia fatto un capolavori inenarrabili della storia della musica, quando ha fatto delle stupidaggini, perché tu non hai magari ascoltato i veri capolavori, ma questo, diciamo, questa confusione assoluta ha portato e sta portando a un grosso ritorno di interesse delle scene locali. Perché? Perché la scena locale, alla fine, noi siamo animali, voglio dire, siamo virtuali quanto volete quando ci colleghiamo in rete, ma abbiamo un fisico, una vita fisica, cioè la realtà esiste, non è che la realtà sono mille, la realtà è una ed è solo quella, ed esiste. Ed è quella che viviamo ognuno di noi vive quotidianamente, nel contatto con gli altri. Tutto il resto sono stupidaggini per l'ennesima volta. Per cui il ritorno delle scene locali, del forte interesse per il musicista del tuo posto, del tuo luogo, della tua regione, della tua provincia, è uno dei fenomeni più curiosi e interessanti che scaturiscono dal mercato globale. Complice la sempre minor qualità delle uscite discografiche, per i motivi che dicevo, perché appunto c'è un abbassamento della qualità discografica che va di pari passo all'aumento della produzione discografica. In due parole, tantissimi dischi fortissimamente scarsi. Allora, questo ha creato e sta creando un forte disinteresse nei confronti della musica, che si risolve per converso in un interesse molto forte, perché io vi assicuro che lo vedo dappertutto, un interesse molto forte per il tuo luogo. Per cui una sorta di ragionamento di questo tipo: la musica ormai non mi interessa più di tanto, scarico quello che voglio, però in generale non ci sono grandi cose da ascoltare di nuovo. Cosa faccio? Stasera vado al pub e ascolto il gruppo che parla alla mia vita e che è quello di Sotto Casa Tua. E questo, il rientro, il ritorno di fiamma delle scene locali, anzi l'arrivo di fiamma delle scene locali, è uno dei fenomeni più curiosi e interessanti. Tra l'altro si collega direttamente all'idea non peregrina che, con il crollo dell'universo della musica registrata per come l'abbiamo conosciuta per un secolo, si torni al concerto, al live. Se si torna al live c'è poco da fare, voglio dire, io abito, sono toscano, cioè io fino a che non è arrivata la comunicazione nell'epoca appunto delle comunicazioni di massa, io credo che i miei avi, nonni, eccetera, non sapessero neanche lontanamente cos'era la tarantella. Voi c'avete la tarantella qua, giusto? Fino a che non è arrivato, i miei suonavano quello che è e voi non conoscevate magari il liscio, che ne so. Perché? Perché il vostro interesse, il vostro universo di riferimento era quello locale. In qualche maniera si sta tornando, no? A questo, perché se la musica registrata sta crollando, eccetera, eccetera, e il ritorno diventa, cioè il mondo perde senso, l'unica cosa che può avere ancora senso, anche per i musicisti stessi che suonano per guadagnare quattro soldi, è suonare. Voglio dire, alcuni riescono da Bari andare a suonare in giro per l'Italia, certo, o dall'Italia venire a Bari, indubbiamente, ma la stragrande maggioranza non ci riesce, per cui anche la leggenda del mantenersi con il suono, con i concerti, è anche questa una leggenda assoluta. Io so di gruppi che vanno a suonare per 70-80 euro, cioè dov'hai, voglio dire, no? Ti paghi il viaggio e poco e niente più, anzi ci rimetti. Insomma, il ritorno delle scene locali è uno dei fenomeni più interessanti, tant'è vero che se di underground italiano, in Italia anzi, si
si riesce a parlare oggi, è probabilmente l'underground, cioè se io avessi la folle idea di aprire un altro giornale di musica oggi, questo magari è un consiglio, non mi permetterei mai di consigliare una cosa che immagino che sarebbe fallimentare, però se io dovessi avere la follia, dovessi conoscere un pazzo che mi finanzia, ecco, mettiamola così, un pazzo che mi finanzia e mi dice apri un giornale di musica oggi, io senza ombra, neanche la vaga ombra di dubbio, farei un giornale di musica italiana, fatta da italiani, in cui tratto dal gruppo che fa Avant, Improv, Free Jazz, Punk inglese, come diceva Battiato, al gruppo che va a Sanremo, solo ed esclusivamente musica italiana. Altri non ne farei mai. E tra l'altro non esiste un giornale di questo tipo, ora che ci penso, probabilmente immagino che qualcuno potrebbe anche pensarci. Allora, che ore si è fatto? Senti, io ti volevo fare una domanda, anche perché abbiamo le copertine di Blow Up, ah, okay. E volevo fare anche attraverso quello volevo ricondurre anche il discorso che stavi facendo tra il passaggio da fanzine a edicola, che cosa ha significato per diciamo, il vostro lavoro giornalistico, e in parallelo, dato che ne abbiamo parlato anche ieri ed era molto interessante, come si è evoluto anche il mercato, perché il mercato musicale permetteva che un proliferare di giornalisti e di critica musicale, che oggi non è letteralmente più possibile nella stessa maniera. Quindi magari se ci racconti com'è nata l'idea della fanzine e come si è evoluta per poi arrivare in edicola, facciamo anche un parallelo sul mercato musicale. Dunque, in tutto quello che dicevo all'inizio, Blow Up si è inserita, non so se maschio o femmina, Blow Up si è inserita in maniera perfetta. Noi il giornale è stato un figlio perfetto degli anni 90, perché io ho iniziato a farlo, come dicevo quando vi ho salutato, ho iniziato a farlo da bibliotecario, ero un bibliotecario, ho comprato un computer usato perché mi divertiva a scrivere, piaceva scrivere, proprio scrivere il romanzo, il racconto, la scrittura in sé. Mi sono trovato un programmino di impaginazione, ecco, non conosco il senso della parola vergogna, per cui vi faccio vedere. Questa è la prima copertina del primo numero. Io mi trovai questo programmino di impaginazione che si chiamava Publisher, che forse esiste ancora, ed era meraviglioso perché aveva tutte queste cornici che mi ricordavano gli studi, la Grecia, l'antica Grecia. Io usavo tutto. Come dicevo ieri sera, fu come dare il whisky agli indiani. Cioè, ero ubriaco dalla mattina alla sera. Qui riuscivo a creare le bombe, no? Le bombette. Cioè, dal punto di vista creativo, ti diverti un sacco, veramente molto. E questa, non so che cosa sta scorrendo dietro. No, se vuoi faccio... Sì, no. Questa è la prima copertina che feci. Questo era un gruppo, comunque non era Carnevale, questi erano i Thinking Fellers, tra l'altro un grande gruppo. E, io iniziai a farla e già questo era un grande passo in avanti rispetto a chi creava riviste, ma anche fanzine in precedenza rispetto a noi. Iniziai a farla con la collaborazione di un amico mio, eravamo in due, poi molto presto diventammo quattro, la fotocopiavamo e la spillavamo, anche 500 copie, tempi eroici in cui dopo cena ognuno di noi aveva il proprio lavoro, ci incontravamo e non vi dico lo studio per calcolare bene il formato, no, anzi non ci si stava neanche a studiare molto, molto semplicemente stampavo le pagine, le appiccicavo con lo scotch su un formato A3 e da lì fotocopiavi e poi te le spillavi tutte. 500, che non è uno scherzo. Ora, ecco, manda pure avanti, queste sono le copertine, ecco, queste sono la seconda copertina della fanzine.
al di là del trionfo sconsiderato del kitsch più immaginabile, più, non erano questi i tempi, non erano i tempi di oggi, cioè o facevi una cosa assolutamente piatta oppure ti sdavi e appunto ti ubriacavi completamente di... no, questo non era un musicista. Comunque, la fanzine per alcuni numeri andò avanti, poi io iniziai, non so se è il caso di stare a fare tutto il racconto di quello che accadde. Sì, mandala. Ecco, quando uscì questa, che era il numero 5 della fanzine, la rivista musicale di riferimento, più o meno di riferimento, anche se c'erano delle differenze, nostra, che al tempo era Rumore, pubblicò un articolo, Fabio De Luca, pubblicò un articolo sulle fanzine italiane, perché gli piacque moltissimo questa, tra l'altro in un'edizione, ci conosciamo un'edizione di Arezzo Wave, figurati. Gli piacque moltissimo questa copertina che non aveva senso perché non aveva alcuna corrispondenza, era semplicemente una copertina, una foto che mi era piaciuta e l'avevo messa là. E allora fece un articolo su Rumore, sempre per dire del mondo piccolo, no? Il mondo era quello, su Rumore uscì questo articolo sulle fanzine e da lì cominciò, fra molte virgolette, la fortuna di Blow Up, perché io da quel momento in avanti cominciai ad avere richieste per avere questa fanzine, per cui aumentavano le richieste e si allungavano le serate passate a spillare copia per copia. Grazie anche a questa copertina. Sì, sì. Che è una cosa inquietante. Questa fu una copertina, appunto, grazie alla copertina, grazie anche all'amplificazione di Rumore. Ma perché c'è una cosa inquietante di questa copertina, che la metà dei gruppi che sono citati suona ancora e va in copertina ancora. Incredibile. E da lì cominciò questa, diciamo, piccola fortuna, tiramo fuori un po' di soldi e iniziammo a stampare il giornale in tipografia, una piccola tipografia piana, e insomma, vabbè, con alterne vicende fino al 1998, in cui decisi pensai di uscire in edicola. Erano tutt'altri tempi, dicevo all'inizio, oggi sarebbe impensabile un progetto di questo tipo. Appunto, da lì le cose sono andate, direi, bene, per quello che era la nostra economia, direi bene, siamo ancora qua, per cui... Bene. Può esistere un parallelo, questo è il sesto numero della fanzine, anche questo non aveva alcun senso. Forse era proprio questa mancanza di senso ad avere senso. Era un bambino, una foto. Poi è passato il tempo, sì, questo è il numero zero. Il numero zero, dopo la registrazione, nel 1997 registrai in tribunale la testata, per cui anche, diciamo, la casa editrice, figuriamoci, la casa editrice, la testata, e questo numero zero venne stampato in 5.000 copie completamente gratuite che mandammo ai negozi di dischi. 5.000 copie. 5.000 copie, me ne sono rimaste pochissime, la cosa funzionò abbastanza, insomma questi erano i mezzi con cui ti facevi conoscere in quell'epoca lì. Un mondo molto più piccolo, ovviamente, un mondo in cui i punti di riferimento erano pochi, per cui quello che valeva... Non lo dico con arroganza, credete, non lo dico con arroganza, perché è un processo, c'erano altri che valevano più di me, tant'è che vendevano di più, per cui se il metro deve essere quello. Però c'era un ordine logico. Io ho davanti una serie di opzioni di scelta, scelgo questa, scelgo quest'altra, non scelgo questa. Questo è una logica, no? Questo ha una logica. Nel momento in cui la scelta, l'opzione scelta non esiste più, per cosa scegli? Cioè in internet sì, puoi scegliere due o tre siti perché diventano i tuoi di riferimento,
Però non li paghi, voglio dire, no? C'è una differenza abissale tra quello che tu paghi per avere e quello che hai senza pagare. Molto spesso non ci rendiamo conto di questo processo mentale, ma c'è una differenza abissale. Ecco, con internet tutto questo non è andato avanti. Se scorri... Questo è il primo numero con cui uscimo in edicola. I due colori dominanti, che sono il nero e il rosso, non sono una scelta estetica, sono una scelta economica, perché la copertina stampata a due colori mi costava meno della copertina stampata a quattro colori. Non sfuggirà che cosa significa pensare economicamente a una piccola, piccolissima impresa. Significa soffrire perché hai la copertina a due colori e significa stare a pensare a come fare il tuo prodotto migliore in modo tale da arrivare un giorno a fare una copertina a quattro colori. Per cui la tua testa sta lì e pensa come faccio per riuscire a creare un prodotto migliore, la gente me lo paga di più oppure ne vendo più copie. Guardate che questo è importante. Questo, se fai una webzine, lo puoi anche fare, ma lo fai in funzione dei click. I click non li paga la gente, cioè un click te lo regalo se vuoi. Se tu la scelta fra pagare e non pagare, e vedere e non ma non pagare, è una scelta enorme, è una differenza enorme. Vado? Sì, sì. Questo è il primo numero a colori, appunto. Dopo pochi mesi, questo forse è il 99, dovrebbe essere marzo 99, questo è un numero in cui cambiamo la grafica, il logo della... ne sono cambiati molti. Questo è il primo numero del 2000 che dedicammo a John Cage, perché era ci sembrava un buon personaggio rappresentativo di tutto quello che era stata la musica del Novecento. Poi sì, anche qui un altro cambio di logo. Si va avanti, credo. Ecco, questo fu un cambio di logo abbastanza radicale, ed è stato, ecco, questo è stato l'unico restyling del giornale fatto da uno studio grafico. Erano i nostri lettori di Milano che vennero a trovarci e dissero: guardate, dato che uno studio grafico non c'è, e con tutta evidenza non c'era, ve lo facciamo noi, e infatti funzionò molto bene, questo piacque molto, e gratis per fortuna. Poi questo è il numero 100 e andiamo avanti, vai pure tranquillamente avanti. Qui altri piccoli cambi. Sì. Questa è stato, cioè, a mio parere, questa copertina ha determinato il lancio in Italia delle luci alla centrale elettrica, che sì, prima non era. No, no, uscì il primo disco. Questo, quando uscì il primo disco. Ma con questo volevo anche dire, mi piacerebbe che ne trattassi, che quale valore ha avuto fino a qualche anno fa la vendita delle riviste, certo, per il riverbero che aveva sul mercato. Cioè, letteralmente essere in copertina su Blow Up significava avere un riverbero diretto sulle vendite. E ripeto, Vasco Brondi, prima che uscisse questa copertina, a mio parere non era assolutamente nessuno, non era trattato da nessuno. Il primo disco non lo conosceva ancora nessuno, era appena uscito, non lo conosceva nessuno. Era un mercato che era prettamente legato alle riviste e che permetteva quello che dicevi ieri e su cui vorrei che approfondissi, cioè permetteva il fatto che ci fosse una generazione di critici che avessero un lavoro, che era il lavoro di critico musicale, di giornalista musicale, o cosa che oggi è praticamente impossibile. No, certo. Già questo numero, ora non ricordo, 120, che anno era? 2008, 9?
2008. Ancora sì, ancora diciamo che eravamo già abbastanza avanti nel processo di disgregazione completa, però ancora un po' resisteva, per cui, ma in realtà resiste ancora oggi, perché in realtà la rete, chi pensa che ci sia un passaggio, ci sia stato o comunque ci sia adesso un passaggio logico progressivo, no? Prima le riviste di carta, poi si passa senza colpo ferire alle webzine e ai blog. Fa un errore, un grosso errore, perché che il cambio ci sia, cioè che il pubblico si sia molto disaffezionato alle riviste di carta, non c'è alcun dubbio, e che il pubblico utilizzi le webzine o la rete, non c'è alcun dubbio. Che sia un passaggio, diciamo, tranquillo, come in precedenza poteva essere il passaggio da una rivista all'altra, assolutamente no, perché ci sono delle differenze enormi tra chi fa critica su carta e tra chi fa critica in rete. E le differenze ovviamente sono tante, ce ne sono alcune oggettive, e cioè la rete non ha centri di, diciamo, centri di gravità, per cui la rete non riesce ad avere, non può riuscire per sua stessa definizione ad essere un luogo in cui si coagulano tendenze e stili che poi sono il sale autentico di qualunque economia musicale. Perché? Perché sono tanti. Perché tu entri in rete e hai la possibilità di vedere siti, una infinità di siti. Per cui se non ci sono dei centri che coagulano tutto quanto, è ovviamente impossibile che questi centri creino tendenze e stili. Poi la rete ha necessità di un'informazione molto rapida, perché altrimenti l'attenzione che i siti cercano di attrarre su di loro viene meno. In rete tu non potresti mai pubblicare un articolo, chi lo fa fallisce miseramente dal punto di vista dei riscontri di rete, intendo, articoli molto lunghi che solo le riviste possono permettersi, questo presumo che se ne sia parlato anche ieri. Perché? Perché la rete ha una necessità assoluta di fare click significa attrarre l'attenzione del pubblico in maniere molto... anche molto, molto vivaci, no? Per cui le notizie che troppo spesso si pescano e si trovano nei siti anche di informazione, anche culturale, molto spesso sono informazioni veramente ridicole, no? Non faccio nomi perché non è molto elegante, però insomma, le notizie più stupide e assurde del mondo si riescono a concentrare molto spesso nelle prime pagine, soprattutto sulla destra. Non so perché, perché probabilmente no, ci sono dei motivi, probabilmente perché la destra è più vicina al mouse, e altrettanto spesso perché passando sopra con il mouse ti si apre il pop-up anche senza cliccare. Beh, sono tutte tecniche, laddove lo scopo non diventa più, non è più quello di vendere, di fare un prodotto che possa piacere al pubblico, ma diventa fare tanti click. Pur di fare i click, sai quanto me ne frega di fare un prodotto fatto bene, ovvio, no? Cosa me ne frega? Può essere il prodotto peggiore del mondo, l'importante è che faccia i click. Ma vedi, questa degenerazione, ecco perché sarebbe stato importante, è importante capire bene come funziona tutto il giochino, perché internet in realtà non è l'allungamento, come dire, l'allargamento di prospettive della stampa. Questo è un misunderstanding, questa è un'incomprensione, una grossa incomprensione che continua ancora oggi
a funzionare, diciamo, a funzionare bene, a essere popolare. Io non credo minimamente che la rete, anche se ovviamente i fatti mi danno torto, nel senso che la rete ormai è diventata il luogo di trasferimento della, diciamo, il fratello, il giovane della carta stampata, per capirci. Io credo che sia un'incomprensione profonda e radicale che nasce solamente, o quasi solamente, dal fatto che in rete si può anche interagire scrivendo. Ma la rete in realtà è l'erede, è la nuova televisione, non ha nulla a che fare. La nuova televisione è interattiva e non è un caso, per esempio, che uno dei siti più visti e più popolari e dove le pubblicità funzionano meglio sia YouTube. Molto più le pubblicità su YouTube funzionano molto meglio dal punto di vista del riscontro del prodotto pubblicizzato, funzionano molto meglio, perché il funzionamento è come quello televisivo. Tu clicchi in un video, giusto? Prima di vederlo ti becchi la televisione e la pubblicità, e non puoi fare a meno di beccartela. Te la devi vedere, altrimenti non lo vedi quel video. Te la vedi per 3 secondi, per 4 secondi, ma te la vedi. Che è lo stesso identico meccanismo televisivo. Mentre invece sul sito di Repubblica il nostro occhio psicologicamente si è ampiamente abituato, tutti i nostri occhi, perché nessuno di noi credo che ami vedere la pubblicità, giusto? Ci siamo abituati, io leggevo un articolo molto interessante tempo fa proprio a questo proposito, cioè, ora sto andando divagando, del perché la pubblicità su internet non funziona. La pubblicità su internet il più delle volte non funziona, soprattutto perché il nostro occhio, guardando lo schermo, la pubblicità il più delle volte ce l'avete sulla destra, no? Quasi sempre, guarda Facebook, e sta sulla destra. Il nostro occhio ha imparato benissimo con i cavalli, ha imparato benissimo a tapparsi la parte destra, non la vede, non la vede proprio, al di là di non cliccarci, non, semplicemente non la vede. È da lì che nascono i pop-up che dicevo prima. Dato che non la vedi, io ti costringo, ci sono dei siti in cui tu vai senza colpo ferire, senza far nulla, e improvvisamente tu inizi a leggere il titolo, e ti parte questo pop-up, e in cui ti fa vedere appunto la pubblicità. Perché? Perché altrimenti non funziona. Questo è uno dei motivi per cui la pubblicità a 10 anni e passa dalla banda larga non funziona. E perché invece funziona su YouTube, per i motivi che dicevo prima. Perché su YouTube non puoi eliminarla, non puoi evitarla. Vuoi vedere un video, te la becchi. Non ti piace, te la becchi lo stesso. Che è il meccanismo della televisione. Ovviamente con la televisione puoi anche cliccare e cambiare canale, giusto? Ma non sai se nel frattempo, per cui tu clicchi, ti sposti continuamente, non sai se hai ricominciato il film che stavi vedendo, per cui più delle volte te la becchi la pubblicità. Ecco, dicevo, appunto perché una delle più grosse incomprensioni, credo, sia appunto considerare la rete come un prosecutore, come la prospettiva della carta stampata. Credo che questo abbia enormemente influenzato, diciamo, le nostre coscienze, la nostra coscienza collettiva, la nostra coscienza intellettuale delle cose, la nostra consapevolezza delle cose. E credo sia un errore strategico, decisamente suicida, da parte dei giornali cartacei, che si sono buttati subito là e hanno trovato, di questo sono profondamente convinto, hanno trovato hanno iniziato il loro autoannullamento, che forse era inevitabile lo stesso, ma che loro probabilmente, intendo i giornali, sottolineato e hanno aiutato. Inizia, tra l'altro, con l'Auditel. Chi si ricorda dell'Auditel? Chi sa cos'è l'Auditel? L'Auditel è questo meccanismo che serve per conteggiare i programmi televisivi. L'Auditel nel 1987, se non ricordo male, è lì che inizia il giochino,
Nel 1987 l'Auditel cominciò a conteggiare non più gli indici di gradimento, come faceva fino a quel momento là, ma di comune accordo, Mediaset, non so come si chiamasse all'epoca, forse Mediolanum, comunque vabbè, Berlusconi, le televisioni di Berlusconi e la RAI, che erano i due azionisti di, come dire, azionisti, non so che altro termine usare tecnicamente, di maggioranza dell'Auditel, quelli che gestivano l'Auditel, si accordarono per iniziare a misurare gli indici di ascolto. Ora, la differenza tra il misurare l'indice di gradimento e misurare l'indice di ascolto è stratosferica. Perché l'indice di gradimento significa che le famiglie collegate all'Auditel gli dici: ti è piaciuto ieri sera il programma su Rai 1? La famiglia ti dice: no, non mi è piaciuto. Cosa ne deduce il programmatore? Il programmatore ne deduce appunto un indice di gradimento. Ok? Questo programma, non è mica tanto piaciuto. Ora, indipendentemente dal giudizio, e cioè dal piacere o meno specifico, il discorso ha un senso logico, no? Cioè, questo programma è brutto, non piace. Quest'altro programma è bello, piace. Sul bello e sul brutto possiamo stare a discutere, ma l'utente dà un giudizio, che è il solito meccanismo delle riviste che si vendono e che non si vendono. Io faccio la mia rivista, chi me l'acquista, diciamo che riconosce che è ben fatta. C'è un giudizio, ok? Lì, e questo è l'indice di gradimento. L'indice di ascolto, cioè il 1987, per capirci, se proprio dobbiamo fare le cose con un briciolo di retorica, è l'inizio della fine. È l'inizio della fine della televisione, fra molte virgolette, ben fatta. È l'inizio della degenerazione, è l'inizio di tutto. Perché? Ed è anche l'inizio, ed è il padre esatto di quello che è Internet oggi, perché il meccanismo è assolutamente identico, assolutamente identico. L'indice di ascolto significa che se in televisione io vedo questo lo mandate in rete però, vero? Per cui non siamo due figuri che si picchiano e che si eccetera. Io, che non credo di essere un idiota, io mi fermo e guardo. Guardo la banalissima curiosità con quel tot di morboso che ognuno di noi ha per l'orrido, no? Se vedo una trasmissione in cui si tirano le torte in faccia, io la guardo. Poi magari, certo, se la dovessi vedere tutte le sere non la guardo più. Però il brutto, l'orrendo, lo sceno diventa preponderante. Perché? Perché questo meccanismo coinvolge tutti. Se io vedo due politici in televisione che parlano di riforme istituzionali un po' pesanti, io sto lì mediamente, anche se la faccenda mi interessa, però sto mediamente lì 2 minuti, poi sai che noia, e mi sposto. Se allo stesso tempo lì ci sono due che litigano, abbiamo visto di tutto, cioè chi ha 20 anni oggi, probabilmente, anzi oggi è molto meglio, ma alla fine degli anni 80 abbiamo visto cose inenarrabili, cioè il tutto. Perché questo accadeva? Primi anni 90 e poi anni 90. Questo accadeva perché c'era l'indice di ascolto, che è, ripeto, profondissimamente diverso dall'indice di gradimento. Perché? Perché la televisione, soprattutto quella non pubblica, ma anche quella pubblica, perché al di là dell'estorsione che subiamo ogni anno con il canone, vive anche di pubblicità. Per cui, cosa accade? Al pubblicitario non gliene potrebbe fregare di meno degli indici di ascolto o di gradimento, perché lui fa il suo sporco, pulito lavoro, e cioè vuol arrivare a un sacco di persone, perché ti vende il detersivo, ti vende la carta igienica, ti vende qualunque l'automobile, qualunque prodotto. L'unica cosa che gli interessa è arrivare al maggior numero possibile di persone.
È un lavoro bellissimo, nel senso qualcuno lo deve fare, altrimenti si blocca tutto il mondo. Per cui al pubblicitario interessa solo questo. Ora, se tu gli dici, guarda, io qua programma me lo vedono 500.000 persone, però guarda che c'ha un gradimento formidabile, perché è da tutti ritenuto eccezionale. Il pubblicitario dice, ah ok, 500.000 persone. Se il programma tu gli dici, guarda, questo me lo vedono, c'ha un gradimento zero, però, porca miseria, lo vedono in 20 milioni di persone. Il pubblicitario si getta lì, ok? È un meccanismo banale. Allora, il passaggio dell'Auditel con la televisione dall'indice di gradimento all'indice di ascolto è l'inizio del crollo di quel, non tantissimo a dire il vero, che c'era di televisione intelligente, non lo so, insomma, ok? Perché lì inizia a crollare tutto, è esattamente lì che tutte le degenerazioni che voi potete immaginare nascono. Ed è da lì che nasce anche l'idea della televisione che potremmo chiamare interattiva, che è quella per cui io faccio il giochino, telefonatemi da casa. I Grandi Fratelli nascono lì, il seme dei Grandi Fratelli, della trasmissione collaborativa in cui c'è un pubblico che è lo stesso, il meccanismo dell'autoriconoscimento con quel bischero che sta lì dentro la casa a farsi vedere mentre fa le cose più naturali del mondo. Tutto nasce lì. Per cui il passaggio dalla televisione che misura l'indice di gradimento all'indice di ascolto è l'inizio della morte, della fine, o quantomeno della fine, della morte no, l'inizio della fine. Ora però fate attenzione, pensate un attimo a che cosa è internet, cosa sono i siti. I siti cos'è che vogliono? Click. Su cosa misurano la loro capacità di penetrazione? Sui click, sugli i famosi utenti unici. Vabbè, non mi dilungo sul discorso degli utenti unici perché è un'altra delle innumerevoli stupidaggini assolutamente non misurabili che esistono, delle leggende che esistono. Ora, appunto, tutto questo per dire che le differenze che ci sono fra una rivista che si fa pagare, un giornale, un quotidiano che si fa pagare, per cui subisce il giudizio di chi lo legge, il quale paga pur di leggere quello che ci è scritto sopra, è qualcosa di profondamente diverso e non parallelabile a quello che va lì e mi clicca nel mio sito semplicemente perché ci trova un video porno o un video. Normalissimo, o la donna più bella del mondo, l'uomo più brutto del mondo, clicca qui il gol più bello della settimana, cioè lì conta esclusivamente attrarre l'attenzione, tra l'altro ovviamente giocando anche sul morboso, no? Sul torbido, perché siamo esseri umani, il torbido attrae tutti, attrae indistintamente tutti quanti. Per cui il passaggio da carta a rete non è un passaggio naturale, cioè quando sentite dire, e presumo che si sia sentito dire, prima c'era la carta, adesso c'è la rete, certo, ma non è un passaggio naturale, la rete è qualcosa di radicalmente diverso. Allora, o si considera questa profonda diversità e la si affronta con gli strumenti con i quali si può affrontare e se ne discute in questo senso, oppure la carta stessa, che ha contribuito molto a questo suicidio, al suo autoannullamento, morirà definitivamente. Perché le differenze sono enormi, sono tantissime. La prima che mi viene in mente è che, appunto, detto più volte, se tu hai un sito non paghi, io non pago per leggerlo, è la cosa più banale del mondo, mentre invece il giornale lo pago. E da qui nascono e derivano innumerevoli conseguenze, no? Ti volevo, siccome noi stiamo iniziando a ricevere anche delle domande, e le riceviamo da Twitter, quindi dico anche a voi che a parte chi vuole intervenire si può venire a prenotare, ma
può anche scrivere attraverso Twitter usando l'hashtag Link Festival, quindi cancelletto Link Festival. Blow Up non tratta esclusivamente di musica, ma ha una sezione che è dedicata anche a libri e ad altro, al cinema. E quindi c'è una domanda di Luca De Ceglia che dice: in questo salone degli affreschi i libri sono esposti nelle teche come cimeli. Il suo giornale quali programmi ha per dare più spazio ai libri e perché non accendete le luci sull'editoria minore, che a mio parere viene già fatta, non so. Ma io credo in parte sì, c'è una parte del giornale, la parte finale, in cui ci occupiamo di libri e di cinema, ma anche di editoria minore. Non so cosa intendesse per editoria minore, ma per esempio 3-4 mesi fa abbiamo fatto un lungo articolo sul fumetto indipendente italiano, che funziona ancora molto bene, nel senso è creativo, funziona nel senso di creatività. La parte finale del giornale è dedicata appunto a libri e cinema e va nella direzione che immagino sia stata già in qualche maniera, immagino, so che è stata già indicata in qualche modo ieri da Luca Valtorta, cioè l'idea che la rivista cartacea di fronte a quello che accade oggi abbia una sola possibilità di sopravvivenza, e che è quella dell'approfondimento, della specializzazione approfondita o dell'approfondimento specialistico. È l'unico modo, si può supporre. Tra l'altro è anche un modo che la Repubblica stessa da qualche giorno ha sostanzialmente, come dire, sposato, no? Non perché ovviamente non perché l'avesse, ma nel senso è comune, è idea abbastanza comune. La Repubblica da qualche giorno diciamo pubblica una quantità minore di notizie di cronaca spicciola, cioè uomo morde cane, per capirci, ne pubblica una quantità minore e dà un po' più di spazio all'approfondimento, perché appunto l'idea di fondo, ho sentito la presentazione che ne ha fatto il direttore, l'idea appunto quella di alla rete l'informazione rapida, istantanea, lui non l'ha detto, io lo posso aggiungere, molto, veramente molto trita, non so come altro, che altro termine, cioè so che altro termine ma non lo posso dire, e al giornale l'informazione un pochino più approfondita. Questo è uno dei motivi per cui anche noi abbiamo iniziato già da molti anni ad avere uno spazio finale dedicato anche ai libri e al cinema. Questo. Allora ti faccio un'altra domanda, sempre che è arrivata da internet, a nome di Carlotta Susca, cioè meglio sono due. La prima è: ma i blog oggi non potrebbero essere le fanzine di ieri? La qualità pagherà anche sul web, no? E poi sempre di Carlotta: ma farsi rifare il logo gratis non sminuisce il lavoro dei grafici? La musica è il lavoro, ma anche la grafica. Ah, questo senz'altro, però solo il problema è che i due grafici si proposero loro personalmente, non andai a cercarli io. Erano due lettori, tra l'altro uno era abbonato e l'è restato ancora oggi. Patti chiari, amicizia lunga, io non li cercai, nel senso io sarei andato avanti a oltranza e mi disse: guarda, lo faccio più che volentieri perché è un giornale a cui tengo, non voglio una lira, per cui benvenuto, non è che c'era, diciamo, uno sfruttamento. L'altra cosa che diceva, le webzine. I blog possono essere le No, nella maniera più assoluta, per i motivi che dicevo, perché ci sono delle differenze abissali. Allora, le vecchie webzine, le vecchie fanzine, cioè la fanzine sostanzialmente cos'è? Un giornale autoprodotto, questo lo sapete, un giornale autoprodotto fatto in casa o comunque poco più che nel cortile di casa, è destinato storicamente, perché le fanzine esistono già negli anni 50, poi negli anni 60 diventano più importanti, alla fine degli anni 70 con l'esplosione del punk e della new wave diventano determinanti, e lì furono determinanti, letteralmente determinanti, per la nascita del trend, del hype, poi trend, scena e tutto quello che vogliamo. Le fanzine
erano, nascono nel momento in cui la cultura di massa e il mercato di massa, anche musicale, diventa più, si espande, sono il luogo in cui, fondamentale per la musica rock, underground, chiamiamola come vogliamo, il luogo in cui si ritrovano gli appassionati di un certo genere, sottogenere, tendenza, che non trovano soddisfazione, non trovavano soddisfazione nel mainstream. Per cui attraverso una serie di segnali di riconoscimento che sono fondamentali nella cultura di massa, segnali di riconoscimento esoterici, siamo noi, siamo pochi, abbiamo il nostro culto, noi siamo i mod, noi siamo i punk, noi siamo fuori dal vostro mercato, prima ancora noi siamo i rockabilly, noi siamo quello che volete, siamo i beat, siamo gli psichedelici, noi siamo quelli dell'espansione della coscienza. Questo, il riconoscersi in un sottogruppo culturale, sociale, eccetera, e coagularsi all'interno di una rivista, per troppi tantissimi anni la rivista era l'unico modo per coagularsi assieme, è stato fondamentale. E questo meccanismo, ripeto, esoterico, esclusivo, sotterraneo, non riconoscibile, in certi casi vagamente mafioso, ora nel senso forse anche più proprio, è stato fondamentale. E le webzine, i blog, non possono avere anzi direi proprio addirittura ne sono la negazione. Non possono averlo e ne sono la negazione, perché nel momento in cui tu vai in rete, tu sei esposto, sei nudo di fronte al mondo e ti esponi, il tuo limpido scopo è quello del farti conoscere, farti cliccare dal maggior numero di persone, perdi totalmente quelli che erano gli scopi delle fanzine. Le fanzine non volevano il mondo, non volevano, tra l'altro si facevano pagare mentre le webzine e i blog sono gratis, e già anche qui si torna sul refrain economico, fare economia, fare bene i calcoli, non è. Ma le webzine, le fanzine non volevano il mondo, e questa è la cosa fondamentale, le fanzine volevano i propri simili, coagulavano i simili. Noi siamo i punk, noi non ce ne potrebbe fregare di meno di attrarre il click di te che ascolti Emerson, Lake & Palmer, non ce ne frega nulla, noi ci rivolgiamo ai punk, noi siamo il giornale, esisteva tra l'altro proprio la fanzine punk, Sniffing Glue, quello che era, noi ci rivolgiamo a noi. Questo è il nostro manifesto, cioè le fanzine erano uno straordinario luogo di autoriconoscimento, e che un blog o una webzine non potrebbe mai essere e non è per sua natura, anche perché tra l'altro un blog o una webzine, a webzine poi neanche a pensarci, ma anche un blog, anche perché appunto generalista, per cui non ha questo scopo. Ma un blog lo apre chiunque, mentre la fanzine l'apriva chi era veramente motivato. Questo gioco, ripeto, del riconoscimento mafioso, bellissimo, alternativo, era anche il luogo in cui tu creavi un formidabile meccanismo culturale alternativo. Molto spesso tutti noi ci, lo dico in senso buono, però questo è, ci riempiamo la bocca, quantomeno alcuni di noi, io per primo, di cultura alternativa. Ora, a parte bisognerebbe identificare cos'è questa cultura alternativa, soprattutto alternativa a chi,
no? Perché sull'alternativa a chi misuri la tua alternatività, o quantomeno la tua gradazione. Che non la vedi, io ti costringo, ci sono dei siti in cui tu vai senza colpo ferire, senza far nulla, e improvvisamente tu inizi a leggere il titolo, ta, e ti parte questo pop-up, e in cui ti fa vedere appunto la pubblicità. Perché? Perché altrimenti non funziona. Questo è uno dei motivi per cui la pubblicità a 10 anni e passa dalla banda larga non funziona. E perché invece funziona su YouTube, per i motivi che dicevo prima. Perché su YouTube non puoi eliminarla, non puoi evitarla. Vuoi vedere un video, te la becchi. Non ti piace, te la becchi lo stesso. Che è il meccanismo della televisione. Ovviamente con la televisione puoi anche cliccare e cambiare canale, giusto? Ma non sai se nel frattempo, per cui tu clicchi, ti sposti continuamente, non sai se hai ricominciato il film che stavi vedendo, per cui più delle volte te la becchi la pubblicità. Ecco, dicevo, appunto perché una delle più grosse incomprensioni, credo, sia appunto considerare la rete come un prosecutore, come la prospettiva della carta stampata. Credo che questo abbia enormemente influenzato diciamo le nostre coscienze, la nostra coscienza collettiva, la nostra coscienza intellettuale delle cose, la nostra consapevolezza delle cose. E credo sia un errore strategico decisamente suicida da parte dei giornali cartacei, che si sono buttati subito là e hanno trovato, di questo sono profondamente convinto, hanno trovato hanno iniziato il loro autoannullamento, che forse era inevitabile lo stesso, ma che loro probabilmente, intendo i giornali, hanno sottolineato e hanno aiutato. Inizia, tra l'altro, con l'Auditel. Chi si ricorda dell'Auditel? Chi sa cos'è l'Auditel? L'Auditel è questo meccanismo che serve per conteggiare i programmi televisivi. L'Auditel nel 1987, se non ricordo male, è lì che inizia il giochino. Nel 1987 l'Auditel cominciò a conteggiare non più gli indici di gradimento, come faceva fino a quel momento là, ma di comune accordo, Mediaset, non so come si chiamasse all'epoca, forse Mediolanum, comunque vabbè, Berlusconi, le televisioni di Berlusconi e la RAI, che erano i due azionisti di, come dire, azionisti, non so che altro termine usare, tecnicamente di maggioranza dell'Auditel, quelli che gestivano l'Auditel, si accordarono per iniziare a misurare gli indici di ascolto. Ora, la differenza tra il misurare l'indice di gradimento e misurare l'indice di ascolto è stratosferica. Perché l'indice di gradimento significa che le famiglie collegate all'Auditel gli dici: ti è piaciuto ieri sera il programma su Rai 1? La famiglia ti dice: no, non mi è piaciuto. Cosa ne deduce il programmatore? Il programmatore ne deduce appunto un indice di gradimento. Ok? Questo programma, beh, non è mica tanto piaciuto. Ora, indipendentemente dal giudizio, e cioè dal piacere o meno specifico, il discorso ha un senso logico, no? Cioè, questo programma è brutto, non piace. Quest'altro programma è bello, piace. Sul bello e sul brutto possiamo stare a discutere, ma l'utente dà un giudizio, che è il solito meccanismo delle riviste che si vendono e che non si vendono. Io faccio la mia rivista, chi me l'acquista, diciamo che riconosce che è ben fatta. C'è un giudizio, ok? Lì, e questo è l'indice di gradimento. L'indice di ascolto, cioè il 1987, per capirci, se proprio dobbiamo fare le cose con un briciolo di retorica, è l'inizio della fine. È l'inizio della fine della televisione, fra molte virgolette, ben fatta. È l'inizio della degenerazione, è l'inizio di tutto. Perché?
Ed è anche l'inizio, ed è il padre esatto di quello che è Internet oggi, perché il meccanismo è assolutamente identico, assolutamente identico. L'indice di ascolto significa che se in televisione io vedo questo l'ho mandato in rete però, è vero? Per cui non siamo, due figuri che si picchiano e che si eccetera. Io che non credo di essere un idiota, io mi fermo e guardo. Guardo la banalissima curiosità con quel tot di morboso che ognuno di noi ha per l'orrido, no? Se vedo una trasmissione in cui si tirano le torte in faccia, io la guardo. Poi magari, certo, se la dovessi vedere tutte le sere non la guardo più. Però il brutto, l'orrendo, lo sceno diventa preponderante. Perché? Perché questo meccanismo coinvolge tutti. Se io vedo due politici in televisione che parlano di riforme istituzionali un po' pesanti, io sto magari sto lì mediamente, anche se la faccenda mi interessa, però sto mediamente lì 2 minuti, poi sai che noia, e mi sposto. Se allo stesso tempo lì ci sono due che litigano, abbiamo visto di tutto, cioè chi ha 20 anni oggi, probabilmente anzi oggi è molto meglio, ma alla fine degli anni 80 abbiamo visto cose inenarrabili, cioè il tutto. Perché questo accadeva? Primi anni 90 e poi anni 90. Questo accadeva perché c'era l'indice di ascolto, che è, ripeto, profondissimamente diverso dall'indice di gradimento. Perché? Perché la televisione, soprattutto quella non pubblica, ma anche quella pubblica, perché al di là dell'estorsione che subiamo ogni anno con il canone, vive anche di pubblicità. Per cui cosa accade? Al pubblicitario non gliene potrebbe fregare di meno degli indici di ascolto o di gradimento, perché lui fa il suo sporco, pulito lavoro, e cioè vuol arrivare a un sacco di persone, perché ti vende il detersivo, ti vende la carta igienica, ti vende qualunque l'automobile, qualunque prodotto. L'unica cosa che gli interessa è arrivare al maggior numero possibile di persone. È un lavoro bellissimo, nel senso qualcuno lo deve fare, altrimenti si blocca tutto il mondo. Per cui al pubblicitario interessa solo questo. Ora, se tu gli dici, guarda, io qua programma me lo vedono 500.000 persone, però guarda che c'ha un gradimento formidabile, perché è da tutti ritenuto eccezionale. Il pubblicitario dice, ah ok, 500.000 persone. Se il programma tu gli dici, guarda, questo me lo vedono, c'ha un gradimento zero, però, porca miseria, lo vedono in 20 milioni di persone. Il pubblicitario si getta lì, ok? È un meccanismo banale. Allora, il passaggio dell'Auditel con la televisione dall'indice di gradimento all'indice di ascolto è l'inizio del crollo di quel, non tantissimo a dire il vero, che c'era di televisione intelligente, non lo so, insomma, ok? Perché lì inizia a crollare tutto, è esattamente lì che tutte le degenerazioni che voi potete immaginare nascono. Ed è da lì che nasce anche l'idea della televisione che potremmo chiamare interattiva, che è quella per cui io faccio il giochino, telefonatemi da casa. I Grandi Fratelli nascono lì, il seme dei Grandi Fratelli, della trasmissione collaborativa in cui c'è un pubblico che è lo stesso, il meccanismo dell'autoriconoscimento con quel bischero che sta lì dentro la casa a farsi vedere mentre fa le cose più naturali o del mondo. Tutto nasce lì. Per cui il passaggio dalla televisione che misura l'indice di gradimento all'indice di ascolto è l'inizio della morte, della fine, o quantomeno della fine, della morte no, l'inizio della fine. Ora però fate attenzione, pensate un attimo a che cosa è internet, cosa sono i siti. I siti cos'è che vogliono? Click. Su cosa misurano la loro capacità di penetrazione? Sui click, sugli i famosi utenti unici.
Vabbè, non mi dilungo sul discorso degli utenti unici perché è un'altra delle innumerevoli stupidaggini assolutamente non misurabili che esistono, delle leggende che esistono. Ora, appunto, tutto questo per dire che le differenze che ci sono fra una rivista che si fa pagare, un giornale, un quotidiano, che si fa pagare, per cui subisce il giudizio di chi lo legge, il quale paga pur di leggere quello che ci è scritto sopra, è qualcosa di profondamente diverso e non parallelabile a quello che va lì e mi clicca nel mio sito semplicemente perché ci trova un video porno o un video normalissimo, o una la donna più bella del mondo, l'uomo più brutto del mondo, clicca qui il gol più bello della settimana, cioè lì conta esclusivamente attrarre l'attenzione, tra l'altro ovviamente giocando anche sul morboso, no? Sul torbido, perché siamo esseri umani, il torbido attrae tutti, attrae indistintamente tutti quanti. Per cui il passaggio da carta a rete non è un passaggio naturale, cioè quando sentite dire, e presumo che si sia sentito dire, prima c'era la carta, adesso c'è la rete. Certo, ma non è un passaggio naturale. La rete è qualcosa di radicalmente diverso. Allora, o si considera questa profonda diversità e la si affronta con gli strumenti con i quali si può affrontare e se ne discute in questo senso, oppure la carta stessa, che ha contribuito molto a questo suicidio, al suo autoannullamento, morirà definitivamente. Perché le differenze sono enormi, sono tantissime. La prima che mi viene in mente è che, appunto, detto più volte, se tu hai un sito, non paghi, io non pago per leggerlo. È la cosa più banale del mondo. Mentre invece il giornale lo pago. E da qui nascono e derivano innumerevoli conseguenze, no? Siccome noi stiamo iniziando a ricevere anche delle domande, e le riceviamo da Twitter, quindi dico anche a voi che a parte chi vuole intervenire si può venire a prenotare, ma può anche scrivere attraverso Twitter usando l'hashtag Link Festival, quindi cancelletto Link Festival. Blow Up non tratta esclusivamente di musica, ma ha una sezione che è dedicata anche a libri e ad altro, al cinema. E quindi c'è una domanda di Luca De Ceglia che dice: in questo salone degli affreschi i libri sono esposti nelle teche come cimeli. Il suo giornale quali programmi ha per dare più spazio ai libri e perché non accendete le luci sull'editoria minore, che a mio parere viene già fatta, non so. Ma io credo in parte sì, c'è una parte del giornale, la parte finale, in cui ci occupiamo di libri e di cinema, ma anche di editoria minore. Non so cosa intendesse per editoria minore, ma per esempio 3-4 mesi fa abbiamo fatto un lungo articolo sul fumetto indipendente italiano, che funziona ancora molto bene, nel senso è creativo, funziona nel senso di creatività. La parte finale del giornale è dedicata appunto a libri e cinema e va nella direzione che immagino sia stata già in qualche maniera, immagino, so che è stata già indicata in qualche modo ieri da Luca Valtorta, cioè l'idea che la rivista cartacea di fronte a quello che accade oggi abbia una sola possibilità di sopravvivenza e che è quella dell'approfondimento, della specializzazione approfondita o dell'approfondimento specialistico. È l'unico modo, si può supporre. Tra l'altro è anche un modo che la Repubblica stessa da qualche giorno ha sostanzialmente, come dire, sposato, no? Non perché ovviamente non perché l'avesse, ma nel senso è comune, è idea abbastanza comune. La Repubblica da qualche giorno pubblica una quantità minore di notizie, di cronaca spicciola, cioè
cane morde, uomo morde cane, per capirci, ne pubblica una quantità minore, e pubblica e dà un po' più di spazio all'approfondimento. Perché appunto l'idea di fondo, ho sentito la presentazione che ne ha fatto il direttore, l'idea appunto quella di alla rete l'informazione rapida, istantanea, lui non l'ha detto, io lo posso aggiungere, molto, veramente molto, trita, non so come altro, che altro termine, cioè so che altro termine ma non lo posso dire, e al giornale l'informazione un pochino più approfondita. Questo è uno dei motivi per cui anche noi abbiamo iniziato già da molti anni ad avere uno spazio finale dedicato anche ai libri e al cinema. Questo. Allora, ti faccio un'altra domanda, sempre che è arrivata da internet, a nome di Carlotta Susca, cioè, o meglio, sono due. La prima è: ma i blog oggi non potrebbero essere le fanzine di ieri? La qualità pagherà anche sul web, no? E poi sempre di Carlotta, ma farsi rifare il logo gratis non sminuisce il lavoro dei grafici? La musica è il lavoro, ma anche la grafica. Ah, questo senz'altro, però solo il problema è che i due grafici si proposero loro personalmente, non andai a cercarli io. Erano due lettori, tra l'altro uno era abbonato e l'è restato ancora oggi. Patti chiari, amicizia lunga, io non li cercai, nel senso, io sarei andato avanti a oltranza e mi disse: guarda, lo faccio più che volentieri perché è un giornale a cui tengo, non voglio una lira, per cui benvenuto, non è che c'era, diciamo, uno sfruttamento. L'altra cosa che diceva, le webzine, i blog possono essere le no, nella maniera più assoluta, per i motivi che dicevo, perché ci sono delle differenze abissali. Allora, le vecchie webzine, le vecchie fanzine, cioè la fanzine sostanzialmente cos'è? Un giornale autoprodotto, questo lo sapete, un giornale autoprodotto fatto in casa o comunque poco più che nel cortile di casa, è destinato storicamente, perché le fanzine esistono già negli anni 50, poi negli anni 60 diventano più importanti, alla fine degli anni 70 con l'esplosione del punk e della new wave diventano determinanti, e lì furono determinanti, letteralmente determinanti, per la nascita del trend, del hype, poi trend, scena e tutto quello che vogliamo. Le fanzine nascono nel momento in cui la cultura di massa, il mercato di massa, anche musicale, diventa più, si espande, sono il luogo in cui, fondamentale per la musica rock, underground, chiamiamola come vogliamo, il luogo in cui si ritrovano gli appassionati di un certo genere, sottogenere, tendenza, che non trovano soddisfazione, non trovavano soddisfazione nel mainstream. Per cui attraverso una serie di segnali di riconoscimento che sono fondamentali nella cultura di massa, segnali di riconoscimento esoterici, siamo noi, siamo pochi, abbiamo il nostro culto, noi siamo i mod, noi siamo i punk, noi siamo fuori dal vostro mercato, prima ancora noi siamo i rockabilly, noi siamo quello che volete, siamo i beat, siamo gli psichedelici, noi siamo quelli dell'espansione della coscienza. Questo, il riconoscersi in un sottogruppo culturale, sociale, eccetera, e coagularsi all'interno di una rivista, per troppi tantissimi anni la rivista era l'unico modo per coagularsi assieme, è stato fondamentale. E questo meccanismo, ripeto, esoterico, esclusivo, sotterraneo, non riconoscibile, in certi casi vagamente mafioso, ora nel senso forse anche più proprio, è stato fondamentale. E le webzine, i blog non possono avere anzi direi proprio addirittura ne sono la negazione. Non possono averlo e ne sono la negazione, perché nel momento in cui tu vai in rete,
tu sei esposto, sei nudo di fronte al mondo e ti esponi, il tuo limpido scopo è quello del farti conoscere, farti cliccare dal maggior numero di persone, perdi totalmente quelli che sono, che erano gli scopi delle fanzine. Le fanzine non volevano il mondo, non volevano, tra l'altro si facevano pagare, mentre le webzine e i blog sono gratis, e già anche qui si torna sul refrain economico, fare economia, fare bene i calcoli, non è. Ma le webzine, le fanzine non volevano il mondo, è questa la cosa fondamentale, le fanzine volevano i propri simili, coagulavano i simili. Noi siamo i punk, noi non ce ne potrebbe fregare di meno di attrarre il click di te che ascolti Emerson, Lake & Palmer, non ce ne frega nulla, noi ci rivolgiamo ai punk, noi siamo il giornale, esisteva tra l'altro proprio la fanzine punk, Sniffing Glue, quello che era, noi ci rivolgiamo a noi. Questo è il nostro manifesto, cioè era le fanzine erano uno straordinario luogo di autoriconoscimento, e che un blog o una webzine non potrebbe mai essere e non è per sua natura, anche perché tra l'altro un blog o una webzine, a webzine poi neanche a pensarci, ma anche un blog, anche perché appunto generalista, per cui non ha questo scopo. Ma un blog lo apre chiunque, mentre la fanzine l'apriva chi era veramente motivato. Questo gioco, ripeto, del riconoscimento mafioso, bellissimo, alternativo, era anche il luogo in cui tu creavi un formidabile meccanismo culturale alternativo. Molto spesso tutti noi ci, lo dico in senso buono, però questo è, ci riempiamo la bocca, quantomeno alcuni di noi, io per primo, di, come dire, di cultura alternativa. Ora, a parte bisognerebbe identificare cos'è questa cultura alternativa, soprattutto alternativa a chi. No? Perché sull'alternativa a chi misuri la tua alternatività, o quantomeno la tua gradazione. Le fanzine a tutti i livelli, non solo musicali, perché le fanzine anche letterarie ne sono esistite tante ed erano formidabili. Gran parte dei movimenti culturali del Novecento sono nati, gran parte, molti, quantomeno molti, sono nati proprio da questo, dal percorso underground, da quello che stava sotto, perché quello che stava sotto, quello che sta sotto cova e dà un attaccamento forte con il tessuto sociale, cioè la società di massa, la cultura della società di massa, la nostra cultura, che sia musicale o che sia altro, o è attaccata come una cozza al terreno, o non è, o non esiste. Allora, le fanzine avevano questa formidabile forza, c'era una grande motivazione, questo voglio dire, la motivazione era auto riconoscersi e fare gruppo, fare clan. I blog non hanno neanche lontanamente una pur vaga ombra di questo, ce ne sono ovviamente, ce ne sono alcuni che mettono, come si suol dire, in condivisione i dischi, certi dischi, e va bene, però, come dire, una sono una quantità minima. E poi, insomma, ripeto, il rivolgersi al mondo. Quando io ho iniziato a fare Blow Up come fanzine, in realtà io arrivai in contatto con un mondo che non conoscevo, perché io avevo 34 anni, figuriamoci, le fanzine le facevano i ragazzi di 18, 20 anni, 22, insomma era una roba molto, molto giovanile, no? E ci sono arrivato per i motivi che vi dicevo, non l'ho mai pensata come una fanzine specializzata in qualcosa, però in realtà lo divenimmo. Perché noi cominciamo a essere una sorta di voce, e questo fu la nostra, diciamo,
sì, fortuna, piccola fortuna iniziale che poi è continuata, una sorta di voce alternativa a quello che era, diciamo, una sorta di underground mainstreamizzato dell'epoca. Noi in due parole scavavamo ancora sotto, noi parlavamo perché compravamo tanti dischi personalmente, cioè tramite apertura di portafogli e versamento di denaro, compravamo da soli dischi che non erano distribuiti in Italia e davamo spazio a cose a cui gli altri giornali, i nostri, come dire, concorrenti, non davano spazio. Per cui eravamo in qualche maniera anche noi una voce cripto-massonica, appunto mafiosa, l'ho detto troppe volte, cripto-massonica di persone che si mettevano in alternativa ad altri. E lì conobbi un mondo formidabile e non è neanche lontanamente paragonabile a quello che accade con i blog. I blog è un altro, non è che giocano in un altro campionato, è proprio un altro sport, non c'hanno nulla a che fare. Poi questo non lo dico per, sì, anche immagino che appaia, però non lo dico per sminuire, dico solamente perché si capisca al meglio possibile che si tratta di mondi, universi diversi, perché sono media diversi, sono mezzi completamente diversi. Internet è una televisione che, per le caratteristiche che dicevo prima, è una televisione che si rivolge soprattutto a un mondo giovanile. È una televisione di massa che si rivolge a un mondo giovanile e ha i suoi meccanismi di funzionamento detti prima. Il mondo della carta e del giornalismo è un mondo completamente diverso, quantomeno era, non so, fino a che durerà. Allora, siccome ci stanno arrivando tante domande, andiamo, abbiamo un'ultima mezz'oretta e la facciamo in maniera bella sparata, diciamo. Allora, dato che stavi parlando di questo argomento, un follower di Twitter che si chiama L'Alienato, una domanda per Bianchi: cosa pensa degli hipster e di Pitchfork? Oggi l'underground è diventato trendy e mainstream? No, l'underground in rete non può esistere per definizione per gli stessi motivi e potremmo far notte, nel senso non può esistere. Un underground esiste solo perché esiste un overground. E questo è un altro degli aspetti, altrimenti che underground è? Cioè, voglio dire, sei underground in alternativa a quello che è, a un altro, no? E in rete qual è l'underground? Quando tutto... E questo sarebbe interessante. Underground e overground, mainstream se volete. Mainstream è il corso principale delle cose, ok? La tendenza principale del pubblico, di un qualunque pubblico di acquirenti o quello che volete. Underground è quello che sta sotto e può avere molti rivoli. I due termini, in senso musicale, iniziarono a essere usati negli Stati Uniti, paradossalmente perché il mercato era bloccato, perché c'era la crisi della Grande Depressione, in cui la gente, negli anni 30, in cui la gente bruciava i dischi, per scaldarsi, non è una cazzata, è esattamente così. Tanti dischi degli anni 20 e degli anni 30 oggi non esistono, anche se all'epoca vendevano milioni di copie, perché il mercato era già molto florido a partire dagli anni 20, non esistono più, esistono pochissime copie, perché negli anni 30, con la crisi per la quale noi facciamo tutti gli scongiuri possibili, la crisi che spesso è stata paragonata a quella del 29, negli Stati Uniti, io parlo degli Stati Uniti perché è il mercato più ampio ovviamente, ma immagino che se ne siano bruciati anche dalle nostre parti, tantissimi dischi venivano bruciati perché erano di gomma lacca, non erano ancora di vinile, erano di gomma lacca, che è un prodotto che deriva, un prodotto animale, una secrezione di un animalino, figuratevi, dell'Indonesia, comunque del sud-est asiatico soprattutto, bruciava. Per cui li bruciavano per scaldarsi. Ora, ahimè, mi sto perdendo da solo. Ecco, underground e mainstream.
cominciarono a essere usati in quel momento dalle radio, perché il consumo della musica passava soprattutto per le radio, perché la radio, è ovvio, no? Non la paghi, è un po' come oggi, cioè, se la radio non la paghi, il pubblico accendeva la radio, ascoltava la musica, non pagava nulla, e lì cominciarono dei vari programmi radio a usare la terminologia che poi dette vita molto rapidamente alle classifiche di vendita che riscontravano le vendite dei dischi. L'underground, per cui, è ciò che sta sotto. In quell'epoca lo si considerava, soprattutto un mercato localistico. E cioè, mentre oggi l'underground, tu puoi, che ne so, stampi 1000 copie, sei un grande fortunato, comunque diciamo che stampi 500.000 copie, per cui ne vendi 10 a Bari, una a Cortona dove abito io, una a Mosca e comunque ne piazzi 500 nel mondo, ed è un concetto radicalmente diverso da quello che era il vecchio underground, perché il vecchio underground quando nasceva, quando nacque, anni 30-40, quando veniva censito per le prime volte, per la prima volta, era il mercato localistico, per cui tu avevi certi bluesmen o certi personaggi, interpreti del country che vendevano solo in Texas, per motivi oggettivi, perché la distribuzione appunto non arrivava più tanto lontano. Se tu stavi in Texas, da qualunque parte, Texas poi è bello grande, diciamo, se stavi a New York ti potevi curare la distribuzione da solo, perché con i tuoi dischi materialmente te li portavi. L'underground era quello. Ora non ricordo che aveva chiesto, perché... No, te la rileggo, ma stavi già più o meno rispondendo. Cosa pensi degli hipster e di Pitchfork? Oggi l'underground è diventato trendy e mainstream. Sì, vabbè, trendy e mainstream è impossibile, nel senso è proprio un altro mondo, capito? Cioè io credo che in generale, quando parliamo, io stesso faccio l'errore, ma quando parliamo di quello che accade oggi, tendiamo a utilizzare lo stesso processo mentale che utilizziamo quando parliamo di musica su carta o di musica pre-download. E questo è molto sbagliato, perché è un mondo nuovo, e fino a che le webzine e i blog non capiranno che è un mondo nuovo e come tale va trattato e utilizzato, diciamo pure smettendo di fare le brutte copie delle riviste di carta, perché di questo si tratta più delle volte, allora sarà un grande giorno, e allora probabilmente internet avrà dei grandi sviluppi. L'hipster, parafulmine di mode, tendenze, è essenziale, è sempre stato essenziale, è una delle figure più essenziali nella storia dell'underground. L'underground si nutre, si è sempre nutrito di grande attenzione agli hype, no? Poi dopo, perché vogliamo fare gli integerrimi portatori della verità e cioè della purezza della musica underground nei confronti del mainstream, non lo ammettiamo, ma se non ci fossero stati i trend, gli hype, gli hipster, e cioè il modaiolo, non saprei proprio come tradurlo, il modaiolo, non ci sarebbe mai stata la nostra musica, non ci sarebbe mai stato la psichedelia, noi parliamo, mitizziamo tanti gruppi musicali, erano perfettamente hype, cioè erano quelli sulla bocca di tutti, erano quelli che facevano tendenza, che facevano moda, per cui io ne penso tutto il bene possibile. Il dramma, per rispondere alla ragazza forse che diceva, il dramma è che non ce ne sono più. Cosa hipsterizzi oggi? Cioè, questo è fondamentale, cosa hipsterizzi? Cioè, quali sono le tendenze? Deflagrato mondo delle tendenze di internet, cosa... non ti preoccupare. Di cosa coagula l'hipster?
Non saprei proprio di cosa potrebbe parlare, parlando al mondo, ovvio, perché se tu nel 67 dicevi io sono uno che ascolta la musica psichedelica ed stavi a San Francisco, si capiva benissimo di cosa parlavi. Quello era il trend, l'hype, la tendenza del momento. Ma oggi su cosa ti basi? Se non ci sono centri di aggregazione, centri che appunto per l'ennesima volta coagulano le attenzioni del pubblico alternativo, non puoi avere trend di alcun tipo e la musica muore, nel senso letterale del termine. Tant'è vero, io un po' mi ero preparato diligentemente una sequenza di cose, poi come credo inevitabile. Un'altra domanda, sempre su Twitter, Vanni Sgobba scrive: più che il download illegale, quanta incidenza ha YouTube nella crisi del commercio musicale, o può essere invece una risorsa? Ah no, ha un'incidenza enorme, perché tra l'altro mi dicono che anche da YouTube si possa scaricare semplicemente i file musicali. Io non sono capace, però già anche questo è una roba terrificante. Certo, ma quello che ha incidenza non è tanto il download, cioè io non è che ce l'ho con il ragazzo che scarica, perché sarebbe anche assurdo, no? Voglio dire. Il punto è che nessuno ha rilevato, e qui tra l'altro il discorso riguarda da vicino chi vorrebbe fare il giornalista, o fa il giornalista e vorrebbe, diciamo, continuare il proprio lavoro di giornalista, nessuno ha rilevato che quello che si è fatto in rete, io lo dico con termini forse un po' forti, ma è letteralmente un omicidio. Cioè, guardate che la musica è importante in questo senso, perché è stato il primo luogo dove questo omicidio ha cominciato a compiersi. Ma voi che fate o vorreste fare i giornalisti, o comunque vorreste fare i critici, non lo so, insomma quello che volete fare, diciamo vorreste guadagnarvi la vostra pagnotta quotidiana scrivendo, facendo critica, ecco, la musica è il primo passo, è stato il primo passo di questo genocidio che si è verificato, perché nel 99 venne fuori questo ragazzo, appunto americano tra l'altro, non mi ricordo come si chiamasse, che si inventò questo formato, questo MP3, ok? Attraverso questo MP3 tu potevi ledere il mio diritto di autore della musica a non essere caricato, a non essere condiviso in rete. Se io ti dico che non voglio essere condiviso, il mio è un diritto. E nessuno, furono molti, anzi direi pochissimi, quelli che rilevarono che quello era l'inizio della fine, e l'inizio, il punto di inizio della vita, della esistenza di una nuova categoria sociale che, recuperando le mie memorie ragnatelose dentro gli anfratti della memoria, e cioè quella dei proletari intellettuali. Chi vuol fare oggi il critico, chi pensa di fare il critico, è veramente un proletario come quelli di marxiana memoria che facevano gli operai nell'Ottocento e che non avevano altro che le proprie catene. Chi vuol intraprendere oggi si trova di fronte a qualcosa di molto simile, però nel 99-2000, chi ricorda quando i Metallica, che sono un gruppo metal abbastanza diffuso, perdonate, si incazzarono come bisce quando gli misero i file condivisi in rete, no?
Allora, dato che io ho grande memoria e rivendico la mia, ma non lo so, rivendico quello che ho fatto, io all'epoca ebbi un sacco di critiche perché mi schierai apertamente, non lo dico, diciamo apertamente nel senso nel mio giornale, poi un'apertura ulteriore non saprei proprio come avrei potuto averla, apertamente con i Metallica. E così da lì in poi mi guadagnai anche di tutto, ovviamente fascista, ovviamente conservatore, reazionario, vecchio, retrogrado, sì, l'ho detto, no, retrogrado, la più simpatica era fascista comunque, perché difendevo il diritto, individuale anche nel senso di società, di impresa, ad avere un copyright. Io penso che all'epoca i Metallica avessero tutta la ragione del mondo e il problema grosso è che i colleghi, dato che io non sono giornalista, come dicevo, i vostri colleghi più anziani, quelli che scrivevano all'epoca, nessuno, dato che sono anche molto io mi sono tenuto anche molte fotocopie, diciamo, ho le prove di quello che dico. Tutti i giornali di riferimento, Rumore, Mucchio Selvaggio, all'epoca era Musica di Repubblica, il manifesto su Alias, per cui indirizzi politici dei più diversi, nessuno immaginò di dire, io lo feci, per cui ho, come dire, ho le prove anche di me stesso, di dire che quello era l'inizio di un percorso che tutti quanti voi oggi vi trovate a subire e con un po' di malevola toscanacità, se esiste, io direi ben vista. Perché nel momento in cui tu non riconosci il diritto d'autore, perché poi è quello, sostanzialmente è un diritto d'autore, non lo riconosci agli altri, solamente perché ti piace da morire scaricare gratis e non spendere i tuoi soldi, che poi magari andrai a spendere in un paio di jeans che costano 250 euro o in un cellulare, perché quello non lo puoi scaricare, che all'epoca costava un sacco di soldi e volendo costa un sacco di soldi ancora oggi. Se tu non riconosci il diritto che hanno gli altri di dire questa è la mia creazione intellettuale e tu non me la devi porre in condivisione, non lo riconosci agli altri, verrà un giorno in cui gli altri non lo riconosceranno a te. Per cui, come scrivevo nel mio giornale qualche mese fa, è incredibilmente bello oggi vedere, non mi ricordo su cosa, perché la memoria invecchiando, su quale sito molto frequentato era partita una sorta di campagna, noi pubblicisti difendiamo il nostro diritto a essere pagati. Cioè una roba incredibile, che voglio dire, averla detta oggi passa sotto gamba, no? Cioè, appunto, cioè, Marx ci ha svernato con questa roba. Incredibile, perché oggi chi lavora in rete in grandissima parte non è pagato. Semplice, fai praticantato gratis in eterno. Per cui in rete, appunto, giornalisti, pubblicisti, ragazzi che lavorano in rete, non so come chiamarli, web designer o quello che sono, qual era questo sito? Sito abbastanza seguito, direi. Comunque, vabbè, diciamo di comunicazione giornalistica, non saprei come dire. Lanciò questa campagna, accidenti, voglio dire, che ci si venga riconosciuto il diritto a non lavorare gratis, ok? Lo riconoscevate questo diritto a non lavorare gratis ai Metallica e ai tanti gruppi dei quali scaricate la musica oggi senza il loro consenso? Non lo riconosceva nessuno. Per cui, cioè, l'incultura, la profonda incultura del tutto free, scriviamo fra amici, la cultura della critica quale doposcena, come
cosa faccio? Io per lavorare faccio il facchino, faccio l'impiegato, faccio il bibliotecario, poi la sera dopo cena vi dico ho una passione per la musica, scrivo quattro cazzate, nessuno mi deve pagare, quattro stupidaggini in rete nel mio blog. Questa incultura per cui il fare il giornalista, fare il critico è diventato appunto un giochino, un passatempo, nasce esattamente con i file caricati abusivamente. Senti Stefano, questo è fondamentale, eh? Abbiamo tempo per altre tre domande veloci e tre risposte veloci. Raffaele Minella. Vieni qua però per favore, che senti. Ah. Ciao. Ciao. Sono d'accordo e anche contento del discorso che hai fatto alla fine riguardo l'impossibilità di internet ad essere considerata una sorta di protesi o comunque allargamento delle possibilità del giornalismo o comunque della scrittura su cartaceo in generale. E mi sembra che Blow Up ne sia la dimostrazione lampante, evidente, no? Siete per tanti la rivista musicale, tra virgolette, alternativa, per usare un termine che hai già usato anche tu, più seguita o considerata la migliore sul territorio nazionale. Eppure su internet ci siete come chi deve andare a una festa perché ci sono tutti, ma se ne starebbe tranquillamente con un gruppetto di amici ad ascoltare musica o a cenare tranquillo. Cioè siete un po' tipici, diciamo, su internet, sui social quasi inesistenti, il sito internet è, diciamo, di servizio, puro servizio da un punto di vista della impaginazione e povero da un punto di vista dell'informazione. Cioè, giustamente siete su cartaceo, chi vuole spende, acquista e in quel modo, come dicevi giustamente tu, dimostra anche il gradimento per ciò che fate. Solo un'osservazione finale. Alla fine di tutto ciò mi sembra di cogliere però una piccola contraddizione rispetto a ciò che hai detto precedentemente riguardo il fatto che comunque internet porti a, in un certo senso, distruggere, fagociti l'analogico e quindi le band si devono sciogliere, le case discografiche falliscono. Voi siete la dimostrazione però lampante che pur non essendo su internet, pur essendo solo quasi esclusivamente su cartaceo, come dicevi prima, siete qui. Intanto ti ringrazio, grazie. Sì, sì. Intanto ti ringrazio perché era uno dei temi che volevo affrontare, e cioè, lo dico molto, spero molto rapidamente, non c'è alcuna corrispondenza, neanche una vaga ombra di corrispondenza tra presenza in internet e vendite di giornali. Non esiste. Io conosco giornali, tutti quanti li conosciamo, che hanno 50.000 like su Facebook e vendono meno di noi. Il Buscadero, che è una rivista, diciamo, fra quelle specializzate, è la più venduta, non ha neanche il sito. Sarà casuale, cioè c'ha un sito che è peggio del nostro, voglio dire, no? Noi abbiamo un sito di servizio che serve solo per abbonarsi. Ed curiosamente noi siamo, dopo il Buscadero, quelli più venduti, per cui questo sarebbe argomento di grande riflessione. Meno sei in rete e più vendi il cartaceo. Ponetevi qualche dubbio. Ponetevi qualche dubbio. La contraddizione non è che io penso assolutamente, non penso che i gruppi debbano sciogliersi o debbano assolutamente, io dico, è quello che si sta verificando, cioè nel senso nel momento in cui il gruppo non si crea più ma si suona tutto da soli, e questa è morta la musica registrata che abbiamo conosciuto. Poi ovviamente non è per tutti così, è chiaro, ci sono marei di gruppi che ancora suonano insieme, però si comincia a perdere il contatto con la realtà, perché se tu stai chiuso nella tua cameretta e fai tutto da solo, magari c'hai un mondo interiore straordinario, sei il Nick Drake di turno che sta lì, c'ha grandi emozioni da comunicare, però
voglio dire, statisticamente è più facile che tu non abbia assolutamente niente da dire. Mentre potresti essere un ottimo cantante e scrivere magari dei bei testi, ma musicalmente sei un negato, mentre io so suonare molto bene, ci mettiamo insieme e facciamo una roba che risponde a criteri più interessanti. Il computer ha contribuito moltissimo a uccidere i gruppi, Questo, non so se volevi dire questo, però ha contribuito, poi ovviamente non li ha uccisi, no? Però ha contribuito in maniera determinante. Questo non significa bruciare i computer o spaccare i computer per strada, significa capire che un'epoca è arrivata alla fine e quella che è nuova è un'epoca diversa. Allora, botta e risposta, perché è già pronto Francesco Adinolfi. Oddio. Abbiamo un altro quarto d'ora, però velocissimo. Vai. Quindi Monica Aranzi scrive: come alimentarsi di buona musica oggi? Come ricostruire quella logica perduta? Compri Blow Up e segui le indicazioni di Blow Up. È una battuta fino a un certo punto, nel senso, come alimentarsi di buona musica? Chiesto da una persona che posso supporre naviga in rete o comunque... cioè è dura, nel senso, tu scarichi l'impossibile o comunque su Spotify, dove vuoi, ascolti l'impossibile e poi decidi autonomamente che quella è la musica, quella o quell'altra la musica che ti piace di più, oppure veramente ti devi affidare a qualcuno che ne sa più di te. Non voglio dire che siamo noi di Blow Up, a chiunque al mondo, però ti affidi a qualcuno che ne sa qualcosa di più e quello ti dice... comprati per primi questi dischi, ascolta di questi, poi a seconda del tuo gradimento giudichi. L'altra, Elga Montani: perché non far lavorare di più i giovani critici di domani piuttosto che pagare un demotivato Guglielmi? Per chi non conoscesse Guglielmi, è una firma nota del panorama nazionale. Ma demotivato non lo so, perché se è motivato o meno questo lo sa lui. A Federico lo conosco da tantissimi anni, da tanti anni, dato che all'interno del giornale a cui ha scritto sempre, Mucchio Selvaggio, c'era stato un po' di caos, diciamo così, mi propose di scrivere per Blow Up e dissi che poteva andare bene, cioè un grande professionista, conosce bene la sua materia, ogni tanto fa degli articoli che per me vanno bene, poi dopo tutto il resto, sai, le motivazioni. I critici nuovi è un problema trovarne, questo è quello che dicevo all'inizio, è veramente difficile trovarne, perché il critico nuovo di musica, secondo me, se posso dare solo un rapidissimo consiglio, deve capire una cosa. Dalle mie parti c'è un proverbio adattabile, probabilmente ce l'avete anche voi, non lo so, dice: villan, fai l'arte tua, cioè scrivi di quello che conosci, non pretendere di conoscere quello che non puoi conoscere, e di ciò di cui non si può parlare si deve tacere, come diceva qualcun altro. Gabriella Reo: è stato detto che internet ha portato alla frammentazione dei generi musicali, disinteresse per la musica e all'abbassamento della sua qualità. In questo contesto, come si inseriscono tutti questi talent show che vediamo in televisione? Oh, brava, sono, grazie. Anche essi, grazie. Conseguenza dei download. Assolutamente. Cellulari. Grazie mille, perché era un altro dei tanti, delle tante cose che avrei voluto dire. In questo disastro, che non è solo internet, è anche l'abbassamento del costo del CD, eccetera, che dicevamo prima, in questo disastro che ha colpito e colpisce, questo è importante ricordarlo, soprattutto l'underground, perché il mainstream, quello che sta sopra, per come la vedo io, non soffre per nulla. Soffrono, sapete chi soffrono? Soffrono tutti quei dipendenti che sono stati mandati a casa dalle major, quando le major hanno venduto, si sono accorpate qualche anno fa, è successo l'impossibile. Quelli che sono a spasso, alcuni li conosco, persone di 50-55 anni che facevano la promozione, bene o male è tutto opinabile, quelli stanno male. Non sta male il Vasco Rossi o lo Zucchero, chi vi pare, ora per l'amor di Dio non ce l'ho con loro, mi piacciono anche, per cui non stanno male loro. Le major stanno benissimo. Il talent show, perché arriva il talent show? Il talent show supplisce, è arrivato a supplire
e non è un caso il momento storico esatto in cui nascono i talent show, supplisce, in cui esplodono soprattutto i talent show, perché comunque erano nati molti anni fa, supplisce il ruolo che un tempo era dell'underground. Il ruolo dell'underground, della musica underground alternativa, chiamatela come vuole, è sempre stato dagli anni 50, ma addirittura dagli anni 20 della musica registrata, gli anni 50 con i rockabilly, anni 60 con il beat, con la psichedelia. Il ruolo dell'underground è sempre stato pescare, subodorare, capire quello che accade nei locali, fra i ragazzi, nei giovani, cioè l'humus veramente, capirlo, portarlo a un livello di diffusione, fare la cernita, perché questo era fondamentale, fra quelli che sapevano suonare e quelli che non sapevano suonare per nulla. Questo è un altro ruolo fondamentale. E dato che l'ambizione di farsi conoscere dal maggior numero di persone è umana, le major hanno sempre agito così, sempre, sempre. Statisticamente potremmo fare milioni di esempi. Guardo quello che succede nell'underground, pesco e me lo faccio firmare con me e poi lo butto nell'arena. È sempre stato così. Oggi che l'underground questo suo ruolo non può più farlo, non riesce più a farlo per le difficoltà che dicevamo, tutti incidono, se tutti incidono nessuno incide, non c'è più il filtro fondamentale che facevano le etichette, le riviste. Io sono straconvinto che molta della crisi, ma proprio creativa, della musica nasca dalla progressiva riduzione di rilevanza dei luoghi che facevano filtro. Uno di questi luoghi, uno dei più importanti, lo dico con un pizzico di presunzione, perché la faccio anch'io, erano le riviste. Crolla l'importanza delle riviste, tutto quanto si affida alla rete, per cui non si affida nulla perché la rete è talmente vasta, e crolla anche la musica. Per cui, per rispondere, i talent show sono l'unica possibilità. Se tu oggi fai musica, per capirci, se tu oggi fai musica, a 15 anni, 16 anni, tu pensi di voler fare musicista, mi dici te cos'è che fai? Perché tu a 15 anni non vai in un'edicola, ovviamente, tu accendi internet e poi con i tuoi amici cominci a girare a vuoto. Trovi dei siti, dei blog, non lo so quello che trovi, i ragazzi non la scaricano la musica, figurati te se cosa gliene frega di scaricare la musica, non hanno neanche il concetto di possesso del file, l'ascoltano, no? Ma se tu hai la fantasia di fare il musicista, cos'è che fai? Tu vai in rete e mi dici tu, se tu pensi di essere alternativo a qualcosa, non lo so, l'importante è essere alternativi a 15 anni, a qualunque cosa, tu pensi di essere alternativo, cos'è che fai? A chi ti affidi? Un tempo, quando ero ragazzo io, se io avessi voluto far musica, io lo sapevo, perché seguivo i miei canali, capivo quali erano le etichette di riferimento, mi facevo un mazzo così per raggranellare i soldi per fare una cassettina demo, e ci spendevo molto di più di quanto spendono oggi per fare un CD ufficiale, facevo la mia cassettina con i miei amici, la mandavo all'etichetta e pregavo. Se l'etichetta mi beccava, avevo vinto il terno all'otto, l'etichetta mi pubblicava il disco e vincevo. Ma oggi cosa vuoi che faccia? Cioè, un ragazzo del tutto casualmente può in internet beccare qualcuno che dice, ma poi chi becca? Chi è che investe soldi? Ma figurati te. Cioè, ormai le etichette non esistono più. Per cui l'etichetta, cos'è che fa questo ragazzo? L'unica possibilità che ha questo gruppo è incide un po' di musica, la carica in rete, la mette lì in download totalmente gratuito, poi scrive a me, una media, ma ti dico, ti giuro, vi giuro, credetemi, una media esorbitante di richieste di download. Fa tenerezza e fa incazzare gruppi che scrivono, mi scrivono, vi giuro, mi scrivono, li sto tenendo da parte tra l'altro, tutte queste mail, perché mi piacerebbe farci un libro, siete interessati, vi prego, di ascoltare la nostra musica, siamo qui su SoundCloud, oppure come posso fare per farvi avere la mia musica?
è una roba che ti fa venire da piangere se tu hai lavorato in questo campo. Non c'è nessuno che segua questi gruppi. E perché? Per i motivi soliti. E chi è quel bischio che si mette a investire soldi per seguire, per far dischi o per ascoltarli, anche per dirgli fai schifo? Io non ho più il tempo, noi non li ascoltiamo proprio più. Chi ci manda i dischi in download sappia che proprio io, ma figurati te ora seriamente, mi arrivano 1000 dischi al mese, ok? C'ho una vita sola, ahimè, mi piacerebbe averne un paio, 2 come minimo. Cioè, figurati te, io già quelli che fanno lo sforzo minimo di mandarti un disco fisico, ma figurati te se io mi metto a scaricare anche altre 30, ma non scherzo, 30 persone, 30 gruppi, solitari, gruppi, che ogni giorno ti dicono scarica il nostro disco qui, scarica, ma chi ce l'ha il tempo per ascoltarlo? Capito? Siamo alla follia. Ultima domanda, in una battuta, anche perché altrimenti dovremmo fare un altro seminario perché la domanda è amplissima, di Antonio Lippolis. Lei che ha fatto fortuna con una forchetta in copertina, che consiglio può dare a tanti giovani con il coltello tra i denti? Giovani che fanno cosa? Dipende da questo. Beh, sicuramente che vogliono scrivere sui giornali. Cambia lavoro. Ma non è una battuta, eh. Scusatemi, non è una battuta, vi giuro, ma non perché fa concorrenza a me, io ti dico veramente cambia lavoro. La cultura astratta, questo mondo, non la considera più nulla. Chi tratta, copre, si interessa, fa cultura astratta, che significa scrittura, film, immagine, musica, non conti più nulla. Contano i click che tu riesci a fare, per cui se tu vuoi scrivere, scrivi di porno. Scrivi di cose che attraggono, scrivi della donna più che ha fatto più incontri nel mondo, scrivi un romanzo sensazionale sulla storia di una ragazzina, è quello che succede, no? Di una ragazzina che ha 15 anni va con gli uomini di 50, scrivi qualcosa di perché tanto altrimenti non funzioni. Grazie a Stefano Isidoro Bianchi. Questa è Blow Up. Insomma, il nostro consiglio è di leggerla e di vedere che cosa significa fare critica musicale. Ci prendiamo 8 minuti, alle 12 precisi, noi siamo online in streaming con Francesco Adinolfi di Radio 2 e continuiamo fino alle 13. Vi aspettiamo tra 10 minuti esatti, vi prego di rientrare.